raggiungere la parità di genere a tutti i livelli, senza distinzione di mansione o di grado, è un imperativo per Johnson & Johnson a livello globale. Come principale azienda dell'healthcare riteniamo infatti fondamentale creare un contesto equo, inclusivo, che accolga ogni diversità perché contribuisce a creare un mondo dove la salute e il benessere sono efficaci e accessibili a tutti. È chiaro che niente di ciò che non viene misurato è migliorabile, lo sappiamo. Per arrivare a una vera e propria parità è stato quindi necessario capire e valutare l'impatto delle cause ostative e lavorare per abbatterle per garantire l'avanzamento dei talenti, ciascuno con le proprie caratteristiche e inclinazioni. Il nostro approccio al tema del gender equality ruota infatti a tre pilastri che chiamiamo avanzamento, inclusione e comunità. Non è infatti realistico pensare che sia sufficiente il mero inserimento delle donne in azienda. Bisogna infatti aiutarle lungo tutto l'arco della propria carriera, rimuovendo quegli ostacoli nei momenti più critici e complessi della loro vita. Ad esempio, sappiamo che all'inizio del proprio percorso è fondamentale lavorare sul self-branding, così come costruire reti dentro e fuori l'azienda lavorando al proprio network. Più avanti nella carriera sono cruciali lo sviluppo della leadership con iniziative quali la mentorship o la sponsorship. Ed infine è importante favorire una cultura inclusiva, combattendo gli stereotipi di genere e culturali, cosiddetti unconscious bias, con progetti quali Father Raising Daughters, che ha spinto da noi tanti papà a mettersi in gioco per supportare il talento femminile. Questo lavoro nella mia organizzazione ha permesso di arrivare ad un'equa rappresentanza femminile, dall'ingresso in azienda fino alla presenza nel consiglio di amministrazione. Si tratta certamente di un percorso lungo, per cui serve impegno, focalizzazione, ma devo dire che ad oggi ci è molto facilitato dalle giovani generazioni che su questo hanno tanto da insegnarci.